yogurt di soia e video reaction a WandaVision. Prima è sempre stata perfetta Agnes, adesso quando si è rivelata, io sono Agatha Harkness, aveva tutti i capelli un po' spettinati, un po' lasciati così, perché ovviamente adesso è strega, quindi è risaputo che le streghe sono spettinate, voglio dire. Siamo a Salem. Questa storia di Agnes al rogo c'era anche nei fumetti. Le streghe che fanno il processo alle streghe. No, stanno morendo loro. Scusa, l'hai visto che è inutile quel raggio? Perché ci provi ancora? Ma scusami, strega saggia del nord, cosa pensavi sarebbe successo? L'hai appena visto che con quel raggio succedeva che ti invecchiavi. Scommetto che adesso le ruba il... Ora ne conosciamo l'origine. Pietro. Come finto Pietro? Ma da quello che ha appena detto Agnes, riferendosi a costumi, acconciature di Wanda, ne ho avuto di pazienza, quindi la sitcom non era opera di Agnes. Agnes si intrufolava nella sitcom che ha creato Wanda per rifugiarsi. Che schifo! Perché lei è gelosa del potere di Wanda. Come non ho fatto niente? Ecco perché Pietro le stava chiedendo quelle cose. In realtà era Agnes che ha mandato Pietro a interrogarla. Ah, quindi sarà un episodio flashback. Si scoprirà che il padre è Magneto. No, non è Magneto di sicuro. Oh, vita da strega. La famiglia Adams. Who's the boss? I love Lucy. Malcolm e Middle. Abbiamo scoperto le serie TV che guardava Wanda da piccola. Dick Van Dyke Show. È ok, stanno guardando un episodio di una sitcom in famiglia, ma tutta questa felicità è esagerata. Wanda che si gira verso la mamma e sorride. Ecco a cosa è respirato il primo episodio di WandaVision. Ma porco... First reaction, shock! Stark Industries. Sì, certo, il televisore è ancora acceso, credibile. Ma porta col simbolo dell'Hydra. Questo sarebbe un ottimo aggancio per spiegare i mutanti. No, il bastone di Loki. Ha visto una silhouette in controluce che riproduceva le sue fattezze nei fumetti. Bello. Che sitcom è questa? Che bellini. Oh, finalmente. Vediamo cosa davvero è successo. La sede dello SWORD. Sarà vero che lo volevano aggiustare? Oh. Wanda, era quello Vision, era un robot. Che cosa ti aspettavi? Beh, da...
successo. Dal loro punto di vista, loro non hanno tutti i torti. Ma poi che motivazione voglio sotterrarlo? I funerali si possono fare anche in altro modo, potevano dargliene un pezzettino e... Vabbè, è uscita fuori di testa lei. Ma quindi non lo volevano aggiustare? Ha detto, lo stiamo smantellando. Quanto vorrei quella testa? Me la appenderei lì, sopra il divano. La testa di Vision rotta. Ma quindi non ha fatto nessun casino per recuperarlo? O c'è tornata dopo? Benvenuti a Westview, casa è dove tu la fai. Oh, il suo vicino, come si chiamava? Otis. Il parchetto della competizione. Ah, ma quella è la tizia... Quindi lei l'ha ringiovanita. Lui è sempre un delivery. Però c'è da dire che l'ha migliorato questo paese, eh? È un po' silent il Westview. Si erano comprati casa qui, esattamente come era successo nei fumetti, che erano andati in una casa in una piccola città. Adesso non mi ricordo se anche nei fumetti si chiamasse Westview, perché non li ho mai letti, se non le storie che avessero a che fare con gli X-Men. Oh, ma era ancora tutta da costruire addirittura. Successo. Per un attimo si è visto un cartellone nella città con scritto Snap, riferimento allo snap di Thanos. Ecco come l'ha ricreato. Sì, ma allora c'era un filmato di lei che andava a rubare il corpo di Vision, che faceva un casino alla SWORD? No, non si vedeva effettivamente che lei prendeva il corpo, si vedeva solamente lei che entrava. Quindi non l'ha rubato il corpo, l'ha ricreato totalmente da zero. E in tutto questo Agatha Harkness da dove è spuntata? Abitava già a Westview? E questo è il set vero della sitcom dove hanno girato WandaVision. Bellissimo. E cos'è? Adesso ha il costume molto simile ai fumetti, la mantellina, il collettino bianco. Finalmente l'hanno detto! Finalmente hanno detto il nome del supereroe! E neanche stavolta abbiamo visto chi è questo cazzo di contatto di Monica Rambeau, porca troia! All'ultimo episodio. A meno che non si veda ora dopo i titoli di coda. Ci sarà una scena dopo i titoli di coda? Vediamo subito. C'è. O forse ci faranno vedere che fine ha fatto Monica con Pietro. Dai, un bel episodio spiegone. Molto emotivo. Come stile registico. Però bello. Io ero straconvinto che Wanda avesse rubato il corpo di Vision, invece l'ha ricreato da zero. Chissà se dopo questa serie, ma forse l'ho già detta anche per l'altro episodio, se tornerà Vision o rimarrà morto una volta finito tutto. Probabile che crei il Vision bianco. Aspettate, forse si vede. Un missile della Stark Industries. No! Il Visione bianco! Il Visione bianco! L'hanno aggiustato allora! Non avevo messo il video in pausa, ero io così.
Meraviglia! A me non è mai piaciuto nei fumetti come stile il Visione bianco. Infatti ce l'ho rimasto molto male perché quando ero piccolo in sala giochi c'era il videogioco degli Avengers, un picchiaduro a scorrimento, e quando potevi scegliere anche Vision e c'era la versione bianca. Io ho sempre preferito quella verde e gialla. Sono un indovino, appena detto, chissà se faranno il Visione bianco. Visione bianco. Bellissimo, non vedo l'ora, il prossimo sarà l'ultimo e quindi mi aspetto un gran finale, mi aspetto finalmente questo cazzo di contatto di Monica Rambeau che non ci hanno ancora fatto vedere. Quindi grazie per aver guardato sino a qua, fatemi sapere quali sono le vostre teorie, i vostri commenti, se avete visto l'episodio. Noi ci vediamo al prossimo video reaction. Ciao!